Hrothgar Alto è un luogo molto pacifico, molto lontano dai problemi di questo mondo. Mi chiedo se i Barba Grigia sappiano quel che succede qua giù. Non sono mai sembrati interessati. Non importa. Va a Hrothgar Alto. Impara ciò che i Barba Grigia hanno da insegnarti. Hai reso un grande servizio a me e alla mia città, Sangue di Drago. In virtù del mio potere quale Jarl, ti nomino Thane di Whiterun. È la più grande onorificenza che posso concedere. Ti assegno Lydia come uscarlo personale e quest'arma proveniente dalla mia armeria come simbolo del tuo titolo. Informerò anche le guardie della tua nuova carica. Non vogliamo che pensino che fai parte della comune marmaglia, vero? È un onore averti come Thane della nostra città, Sangue di Drago. Rimettiti all'opera, Proventus. Abbiamo ancora una città da difendere. Sì, mio signore. Sei venuto a Dragonreach? Non so molto, se non gli antichi racconti sugli eroi dei tempi andati che usavano la voce per sconfiggere i nemici di Skyrim. Dicono che l'imperatore fosse un sangue di drago, ma le voci sono cessate quando Martin è morto durante la crisi dell'Oblivion. I Barba Grigia possono darti molte più informazioni. Loro sono i maestri della Via della Voce e hanno istruito lo stesso Tiber Septim. Beh, io so solo ciò che ho udito nelle antiche leggende. L'urlo è un'antica forma di magia, la proiezione del potere attraverso la propria voce. Se sai lanciare un urlo, devi andare a trovare i Barba Grigia. Loro sapranno cosa fare. Uno studente dell'arte. Comincerai imparando un incantesimo. Prendi un'arma o una corazza incantata. Poi usa l'incantatore arcano per apprendere i segreti. L'oggetto verrà distrutto, quindi fa attenzione. Una volta che conosci un incantesimo, ti servirà una gemma dell'anima piena e qualcosa da incantare. Dovrai utilizzare nuovamente l'incantatore arcano. Certo, se hai denaro o tutto quello che ti serve. Credo di sì, almeno dal punto di vista tecnico. In città ci sono anche un sacerdote, una sacerdotessa e un alchimista, e sono certo che anche altri praticano la magia. Ah, a proposito, parlando di alchimisti, ho dei sali del gelo per Arcadia. Me ne ha chiesti per le sue pozioni. Saresti così gentile da portarle i sali del gelo da parte mia? Sono certo che lei saprà come ricompensarti. Bene, sicuramente un compito così banale si addice più a te che a me. Vuoi imparare, eh? Beh, temo di non essere un granché come insegnante. Dovresti provare a vedere all'Accademia di Winterhold. Guarda, te lo dirò con parole semplici, così capirai. Io assisto lo Jarl nelle questioni legate alla magia. Se il feudo deve fronteggiare minacce o misteri di natura magica, vengo chiamato in causa per spiegare cosa accade e suggerire come agire. Spero che questa risposta ti basti. Buona giornata.
Lo Jarl mi ha nominato tuo Uscarlo. È un onore servirti. Lo Jarl ti ha riconosciuto come persona molto importante nel feudo. Un eroe. Il titolo di Thane è un onore, un dono per i tuoi servigi. Le guardie distoglieranno lo sguardo se dirai loro chi sei. Tu sei il mio Thane e io sono al tuo servizio. Proteggerò te e tutto ciò che ti appartiene a costo della vita. Fai strada. Cosa c'è? Quella sì che è una vera corazza, fatta con il caro vecchio acciaio. Mi occupo soprattutto di furti e risse fra ubriachi. È passato parecchio tempo dall'ultimo attacco da parte di... Hai bisogno di pozioni, prova al calderone di Arcadia. Temo per gli insediamenti. Cugino è partito per combattere i draghi e io invece me ne sto qui a fare la guardia.
Ho i destrieri più veloci di tutta Skyrim. Direi di sì. Ne ho uno già sellato, se hai il denaro. Come vuoi. Cavà. Cavà veloce. Cosa c'è? Draghi? Stai pensando di sistemarti? C'è una casa in vendita, si chiama Briso. Se ti interessa, parla con il sovrintendente nella fortezza. I vigilanti... Stai parlando a un vigilante di Stendhal. È il dio della misericordia. Il protettore dell'ordine e della giustizia in tutta Tamriel. Noi portiamo la sua compassione dove non ce n'è affatto, purificando tutti coloro che potrebbero offendere i suoi figli. E ad ogni altro abominio che tormenta i mortali. Vampiri, lupi mannari, streghe. Maedhra sono le creature peggiori. Il loro totale disprezzo per le nostre vite è inaccettabile agli occhi del Dio della Misericordia. Sì, il nostro ordine è stato fondato in seguito alla crisi dell'Oblivion. Abbiamo dedicato le nostre vite ad affrontare la minaccia dei Daedra ovunque fosse presente. Siamo alloggiati nella sala del Vigilante. Il guardiano Karset lì dirige la divisione di Skyrim del nostro ordine, fornendo cure e giustizia a seconda delle necessità. Stendhal sia con te. Ti copro le spalle. Tu va avanti, io ti seguo.